Quindi passiamo da qualcosa di ancora non certo a qualcosa di certo. Quindi chirurgia protesica, lo stato dell'arte. Ne parlerà Antonini. Grazie a tutti quanti per l'invito, grazie a Paolo Di Palma, con il quale divido tanti anni di amicizia. Quello che mi ha chiesto Paolo è di presentare lo stato dell'arte. Beh, io parlo ovviamente della mia esperienza personale. In campo protesico, ormai è stato detto, a Paolo, è stato detto un po' tutto. Ho preferito portare oggi un video perché far vedere le solite diapositive che girano nei nostri PC da 20 anni forse era un pochino riduttivo. E voglio presentarvi un caso di impianto di protesi al pene con la tecnica di scratch, quindi un paziente prostatectomizzato. Io vedo tantissimi pazienti che dopo la prostatectomia radicale, anche se fatta bene, anche se fatta con tutti i crismi per conservare i fasci vasculonervosi, hanno ovviamente deficit erettile, ma soprattutto un incurvamento importante del pene. Avete visto una curvatura dorsale molto molto importante. Effettuiamo l'accesso infrapubblico. Parlare di accesso infrapubblico è un pochino riduttivo perché quello che facciamo noi è una tecnica codificata ormai da circa 12 anni, con un accesso di circa 2 centimetri in regione infrapubica. Evidenziamo, isoliamo i corpi cavernosi e andiamo a posizionare dei punti di repere che serviranno poi per richiudere la corporotomia. La tecnica originale codificata dal professor Perito negli Stati Uniti prevede questi due unici punti. Io l'ho, diciamo, un pochino modificata, ho aggiunto altri due punti per chiudere un pochino meglio le corporotomie e quindi evitare il rischio di avere degli ematomi che poi possono determinare nel post-operatorio la comparsa di infezioni. Posizioniamo questi punti, andiamo sul corpo cavernoso controlaterale, nel caso specifico quello di sinistra. Anche qui posizioniamo i nostri quattro punti, eccoli qua. E poi andiamo ad aprire facendo una minima incisione, circa 1,5 cm, anche meno, con una lama curva, il corpo cavernoso. Vedete come ci sia veramente uno spazio limitato? Effettuiamo una dilatazione e una misurazione contestuale nella regione prossimale, nella regione distale del corpo cavernoso. Vedete qui nella porzione distale misura 14 cm, facciamo la stessa cosa controlateralmente, sempre facendo un'incisione minima. Normalmente nei pazienti solamente con problemi di deficit erettile vascolare facciamo misurazione e basta, e contestuale dilatazione, senza andare a distruggere il tessuto cavernoso. Quello invece che facciamo nei pazienti con fibrosi più o meno severe del pene è questo, cioè uno scratch, una rottura meccanica, in questo caso con una forbice di Metzenbaum della porzione fibrotica che determina l'incurvatura. In altri casi addirittura possiamo utilizzare anche la lama di bisturi. Questo accesso chirurgico ci permette di impiantare in modo molto agevole e di controllare perfettamente se ci sono dei vasi anomali oppure delle aderenze dopo la prostatectomia radicale. Ci permette di impiantare, ripeto, molto agevolmente il serbatoio che serve poi ad alimentare il sistema idraulico, sempre da questa piccola incisione alla base del pene. Quindi quella che era una volta una manovra alla cieca diventa una manovra ben visibile. Andiamo a riempire il serbatoio. Nello specifico qui utilizziamo una protesi Titan Touch della Coloplast. Utilizziamo questo speculum nasale per divaricare un pochino la piccola corporotomia, quindi agevolare l'introduzione della porzione prossimale, quella che ha il tip extender e il tubo di connessione, quindi cercando di non dilatare troppo il corpo cavernoso e permettere l'introduzione del device protesico.
trazioniamo ovviamente nella porzione distale anche l'apice della protesi e andiamo ad impiantare il cilindro. Vedete come la corporotomia sia minima, già un singolo punto sarebbe sufficiente per chiudere in modo stagno la corporotomia, un ulteriore punto di sutura permette di essere ancora più tranquilli e evitare il rischio di ematomi. Facciamo la stessa manovra sul corpo cavernoso controlaterale, vedete come dilatiamo grazie allo speculum nasale il corpo cavernoso per agevolare l'introduzione della porzione più spessa del device protesico, ci trazioniamo anche qui la porzione distale, quella dell'apice della protesi, e la portiamo verso l'apice del corpo cavernoso, facendola scivolare molto molto agevolmente. Anche qui l'incisione con un singolo, la corporotomia con un singolo punto sarebbe stata comunque ben chiusa, un ulteriore punto ci permette di non avere sanguinamenti. Facciamo una prova idraulica, vediamo che residua un pochino di curvatura del pene, cosa che può succedere anche nel post-operatorio, poi la protesi da sola lavora e nei mesi successivi, circa 2 mesi successivi, va a correggere la curvatura. Effettuiamo una manovra di rottura della porzione fibrotica, secondo Wilson, il pene già appare molto molto raddrizzato, questa è la manovra più interessante che facciamo, è il posizionamento della pompa, quindi non andiamo ad incidere le fibre deltoidi dello scroto che sono notevolmente irrorate e quindi possono dare il rischio di ematomi e di sanguinamento, facciamo scivolare in porzione mediana nello scroto la pompa e la impiantiamo. Chiudiamo il sistema idraulico e andiamo a posizionare un drenaggio di Jackson Pratt che rimuoviamo normalmente dopo minimo 3, anche in alcuni casi, come questo, dopo 5 giorni, perché abbiamo visto che il drenaggio ogni giorno drena circa 25-50 ml di siero, che altrimenti andrebbero tutti quanti nello scroto. L'incisione, questa a 24 ore dall'intervento, vedete come il drenaggio ci aiuti molto ad evitare la formazione degli ematomi, il pene è perfettamente in asse, questo a 5 giorni dall'intervento, il drenaggio è ancora presente, l'abbiamo rimosso in quinta giornata. Questo ci agevola molto nella riabilitazione, perché uno scroto privo di ematoma, vedete questo è il drenaggio ancora con una 50 ml, il paziente già a 7 giorni, qui stiamo a 15, comincia ad attivare la protesi. Immaginate un approccio penoscrotale con un'incisione sullo scroto, la difficoltà e il dolore, oltre al rischio di una deviscenza della ferita, il paziente non potrebbe attivare e fare il cycling della protesi in modo molto rapido. Invece già a distanza di 15 giorni il meccanismo di attivazione e disattivazione è ben chiaro, il paziente nella nostra esperienza a 2 settimane ha i primi rapporti. Per completare il quadro, vedete come il paziente riesca a sgonfiare, per completare il quadro vi faccio vedere altri 2 esempi rapidi. Questo è un paziente di 74 anni, prostatectomizzato, Caverjet, questa è la curvatura che aveva del pene, io gli ho proposto subito l'impianto della protesi, ma non perché debba assolutamente fare protesi a tutti i costi, ma perché credo che sia la terapia. Vedete, questa è la manovra di scratch all'interno dei corpi cavernosi, come andiamo a rompere in modo abbastanza veemente la fibrosi del pene. È una manovra ovviamente che deve essere effettuata in mani molto molto esperte, perché il rischio di avere delle lesioni sia dell'uretra che del fascio vascolo nervoso dorsale sono molto molto alti. Ecco lo stesso paziente, al termine dell'intervento permane una curvatura del pene, la protesi lavora nei 2 mesi successivi e vedete come il pene sia perfettamente in asse. Il paziente estremamente soddisfatto, perché comunque l'indurazio penis determina un deficit erettile che deve essere trattato, nella mia esperienza, solamente con l'impianto di una protesi. Anche qui una curvatura, manovra di scratch, manovra di rottura manuale secondo Wilson della placca fibrotica. Al termine dell'intervento il pene è già quasi completamente dritto, se non dritto, e
Questo è il risultato a 3 mesi. Quindi, in conclusione, lo stato dell'arte. Secondo me l'indicazione ad effettuare un impianto di protesi al pene nei pazienti che hanno un indurazio penis o un deficit erettile è assoluta. Abbiamo la possibilità di condurre il paziente, anche con l'ausilio del plasma arricchito, come diceva Kai, in un percorso di avvicinamento all'impianto di protesi, ma poi fondamentalmente la protesi, che è vista nell'immaginario comune come l'ultima spiaggia, secondo me è la vera soluzione, il vero trattamento, è la vera cura, perché tutte le altre sono delle cure on demand. La vera cura per la disfunzione erettile è l'impianto di una protesi idraulica tricomponente. Grazie. Grazie anche del video molto bello che ci hai mostrato. Io volevo fare un attimo 2 domande velocissime al dottor Antonini. È in sala? Eccomi, allora, tu sei un cultore dell'approccio infrapubblico dell'impianto protesico. Volevo sapere se qualche volta hai modificato questo approccio, per esempio di fronte a pazienti con dei pubi esuberanti o con il pube carenato, che tante volte ti crea delle difficoltà proprio nelle manovre di posizionamento. La seconda, molto veloce, è se prima di fare un impianto, nel dover scegliere la tipologia di protesi, tieni sempre conto dello staging e del grading oncologico nei pazienti, come hai parlato molto di prostatectomizzati, quindi dopo prostatectomia radicale, se nella scelta della protesi sei in qualche modo anche così condizionato da quello che è lo stadio e il grado di malattia di questi pazienti una volta operati. Sì, grazie per le domande. La prima, diciamo che io in questo momento utilizzo solamente l'approccio infrapubico, in qualsiasi tipo di paziente, per qualsiasi tipo di condizione, addirittura per impianti, tra virgolette, che non lavorano più, difettosi oppure malfunzionanti, impiantati con accesso penoscrotale, utilizzo la via infrapubica per l'espianto. È importante la posizione del paziente sul lettino, perché ovviamente nei pazienti panciuti, se hai l'ingombro dell'addome, diventa difficile effettuare delle dilatazioni e delle manovre di impianto. Quindi la posizione a letto è molto importante. È ovvio che per fare una chirurgia infrapubica bisogna partire da un background di penoscrotale importante. Io ho un'esperienza di più di 100 impianti penoscrotali prima di passare all'infrapubblico, quindi sicuramente avere tutte e due le tecniche in mano è fondamentale. In più mi sono reso conto con il tempo che per l'impianto di protesi malleabili è sempre consigliabile utilizzare un campo più alto e quindi utilizzare un accesso penoscrotale. Per la seconda domanda, lo staging è molto importante, ovviamente è il paziente stesso che quando arriva, se ha ancora la condizione oncologica, non è motivato ad avere un'attività sessuale, perché se non ha risolto il suo problema, questa cosa lo condiziona emotivamente e quindi non pensa all'aspetto di qualità di vita. Però ci sono dei pazienti che superano l'aspetto oncologico, tra virgolette, con delle recidive nel tempo. Io credo che quei pazienti motivati vanno impiantati eventualmente prima di fare una radioterapia come trattamento di seconda linea, per evitare una retrazione dei tessuti penieni, quindi avere un accorciamento del pene e avere una difficoltà poi tecnica nell'impianto. No, assolutamente, anzi me la comporta. Se faccio l'impianto dopo la radioterapia, preferisco farlo prima perché trovo un pene più elastico e dei tessuti più compiacenti per fare l'impianto. Altre domande? Okay. Concludiamo qui la sessione. Grazie a tutti, grazie. I nostri moderatori possono accomodarsi. Grazie.